piacere rappresentare l'Università Politecnica delle Marche a questo evento verso il Festival della Statistica, terza tappa organizzata dal DISES della nostra università della Facoltà di Economia Giorgio Fuari. Questo per diverse ragioni, uno perché storicamente la statistica ha avuto un ruolo sempre molto importante nell'Ateneo, e in particolare nella facoltà di economia. Giorgio Fuà aveva introdotto con estrema importanza il ruolo della statistica nella sua logica di un economista utile alla società. La seconda considerazione riguarda la presenza di tanti amici, il professor Kelly, il professor Frey e questo mi permette anche di fare i complimenti alla professoressa Recchioni oggi vice direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, ma dal 1 novembre direttrice dello stesso Dipartimento, recentemente eletta. La terza considerazione riguarda il tema, un tema a mio avviso molto importante, che prende in considerazione l'impatto, l'impatto in questo caso delle politiche pubbliche. Ma il tema riguarda l'impatto di molti altri aspetti, penso a quello della ricerca scientifica, così poco considerata, poco percepita, ma anche l'impatto dei fattori intangibili per lo sviluppo. Qui c'è una pecca di comunicazione, cioè molto spesso il tema dell'impatto non è esaminato e non è correttamente comunicato, per cui poi la percezione che si ha dei vari interventi è sempre una percezione negativa, limitata, l'opinione pubblica ha così una valutazione non positiva. Credo che questa sia una strada fondamentale da percorrere per far comprendere invece come le iniziative corrette, gli investimenti efficaci, in questo caso delle politiche pubbliche, possano risultare determinanti per il benessere di tutte le nostre comunità. Un caro saluto a tutti, buon lavoro! Iniziamo, abbiamo detto, con Maria Cristina Recchioni, che è il direttore del nuovo Dipartimento. No, il nuovo direttore del Dipartimento. Il Dipartimento era quello che presiedeva Francesco fino a poco tempo fa. Poi eh, un breve saluto da parte anche di Roberta Parmieri, che è il direttore referente della sede Istat per le Marche. E poi iniziamo con la nostra tavola rotonda. Quindi, Maria Cristina, a te la parola. Allora ringrazio innanzitutto il rettore per l'intervento, il nostro dipartimento il Bises è onorato di eh, accogliere questa terza tappa del verso il festival della statistica che praticamente condurrà al festival a Treviso che, eh, che sarà la capitale della statistica nei giorni credo 17, 18, 19 settembre. No? Questo festival è molto importante perché, perché? è stato ideato per diffondere e promuovere l'amore verso la statistica e la comprensione di sistemi complessi che in questo mo particolare momento è, è di fondamentale importanza. Tant'è vero che il tema del festival quest'anno è rigenerazioni, no? dati, storie e prospettive oltre il Covid-19. Ecco, questo cambiamento profondo che il Covid ha comportato più che mai rende importante no la comprensione dei numeri che ci vengono forniti, quindi eh, diciamo il fatto che eh, i cittadini devono essere in grado di interpretare informazioni in modo corretto e comprendere appieno, diciamo, quello che vivono. Dunque eh, questo festival in particolare quest'anno ha questo tema fondamentale che rientra perfettamente poi nella strategia del nostro dipartimento che ha preso il concetto di generatività economica e sociale come fulcro per la sua ricerca, quindi integrazione per la generatività economica e sociale. Quindi, eh, diciamo, rientriamo perfettamente in quest'ottica. In quest Ora, il fatto delle tappe è una cosa che io ho apprezzato tantissimo perché queste tappe sono come un abbraccio ideale, sostanzialmente come un... Eh, che al centro proprio Treviso, che diventerà questa capitale della statistica, e che quindi ha questo girone di andata, permettetemi questo termine, e un girone di ritorno che, che verrà previsto dopo il festival. Quindi in questo abbraccio ideale noi siamo la terza tappa, quindi l'ultima prima del, del festival. Le precedenti sono state a Bari e Pescara, nella, nella prima di Bari, eh, l'amore per la demografia e quindi l'intervento del eh, presidente Lista Blangiardo è stato veramente in, in significativo interessante nella, nella trattazione di queste problematiche che avremo da affrontare recentemente in questa tappa noi tratteremo la valutazione di impatto delle politiche pubbliche e diciamo che è uno dei temi fondamentali in questo momento alla discussione eh, diciamo, dell'opinione pubblica Ora, eh, il festival è promosso dalla Società Italiana di Statistica, qui rappresentata dal professor Corrado Crocetta, dal, dall'Istat, che ha rappresent più rappresentanti in questo momento, il direttore del Dipartimento di Produzione Statistica, che è il mio anche collega professor Kelly, e dalla referente di sede Istat per le Marche, la dottoressa Roberta Palmieri, che inviterei a. In un piccolo intervento a spiegare il ruolo della sede ma delle mar del marchigiano. Diciamo. Okay. Sì, buonasera a tutti, bentrovati. trovati. A proposito di rigenerazione, per, per parlare del ruolo della diciamo, Sede delle Marche, c'è da dire che tutti gli uffici territoriali dell'Istat in questo momento sono interessati da una grande riorganizzazione. Quindi, dal primo di settembre ci sarà una ripartenza, eh, proprio per focalizzare meglio eh, una, una serie di attività che noi andremo a svolgere che può essere diciamo, riassunta. Dall'espressione relazione con il territorio, eh, da declinare sostanzialmente in ordine a un paio di. Obiettivi fondamentali. Uno, sicuramente l'ascolto del territorio e la collaborazione con le istituzioni locali, eh, con la lo comunità scientifica e con i media mh, per fornire informazione statistica in qualche modo sartoriale, cioè in qualche modo immediata, immediatamente utilizzabile sia dalle istanze di governance, sia dagli studiosi che eh, per eh, diciamo, la, città, la, la crescita di una cittadinanza statistica di tutte le. Di tutte le persone e il secondo ordine di, di obiettivi è il miglioramento della qualità del dato attraverso eh, la sensibilizzazione la diffusione della cultura statistica fra le istituzioni e fra i cittadini a partire soprattutto dai giovani e l'informazione e la formazione degli operatori statistici che sul territorio a vario titolo concorrono appunto alla produzione del dato e infine diciamo la razionalizzazione eh, dell'attività eh, di quello che, che è il sistema statistico nazionale e cioè eh, di, degli uffici di statistica che a vario titolo diciamo concorrono alla produzione dei dati eh, in un determinato territorio. Per un ente come l'Istat questa è una grande sfida perché per sua natura e per sua storia l'Istat è fortemente incardinato diciamo a un'istanza in qualche modo eh, centrale della statistica, ma noi ce la metteremo tutta per, per essere all'altezza e quindi per fornire al territorio l'informazione stati statistica di qualità di cui ha bisogno. E questa è la missione degli uffici territoriali dell'Istat e quindi anche della sede per le marche. Grazie Roberta. Adesso mh, passiamo la parola al presidente della Società Italiana di Statistica, al professor Corrado Crocetta. Che ci illustrerà e sarà il moderatore della tavola rotonda che vedrà ospiti illustri che lui stesso presenterà grazie grazie Maria Cristina è sempre un piacere eh, essere ospiti della vostra delle vostre istituzioni anche se purtroppo lo facciamo in virtuale siamo qui al terzo appuntamento di questa iniziativa che abbiamo chiamato verso il festival della statistica che è prodromica alle attività che poi saranno discusse nel corso del festival. Il festival è uno sforzo, il risultato è ormai è la settima edizione, ed è il risultato di un impegno che l'Istat e la SIS hanno avviato ben sette anni fa eh, perché la statistica deve scendere in piazza, ovvero deve parlare il linguaggio della gente comune, è, è necessario che la gente. Conosca di più la statistica, perché la statistica, in quanto scienza dei dati, anche scienza dell'amministrazione, e consente di analizzare fenomeni complessi e di avere una maggiore consapevolezza. Quindi i cittadini devono in qualche modo avere delle nozioni di statistica anche per capire in quale direzione si sta andando e per dare anche il loro contributo. Quindi è una forma anche di democrazia quella che si istituisce attraverso i dati. In questo evento che è dedicato alla valutazione d'impatto delle politiche pubbliche, abbiamo il piacere di ospitare eh, tre relatori di grandissima importanza. Che presenterò man mano e il tema dell'evento diciamo è costruito intorno a un'iniziativa che noi abbiamo fatto e che eh, ci racconterà fra poco il eh, collega Gabriele Tomei che è professore di società presso l'Università di Pisa, ma è in questo momento invitato in quanto Presidente della Società Italiana di Valutazione ed è anche stato consulente, consulente scientifico per la valutazione strategica sia di Invitalia, ma anche ha avuto un'importante esperienza per le Nazioni Unite. Ma io direi a Gabriele di iniziare un po' raccontando quella che è stata l'iniziativa, che ci ha visto eh, a fianco a fianco e che, devo dire... Avuto eh, per il momento anche degli ottimi risultati. Prego, Gabriele. Grazie, Corrado. E intanto buonasera a tutti e tutte. Grazie ancora per l'invito, mi fa molto piacere che porta diciamo a questo tavolo così prestigioso l'esperienza dell'Associazione Italiana di Valutazione, un'associazione forse eh, non, non, non eccessivamente conosciuta, eh, che comunque, perché è giovane, ha 23 anni, dal 1998 e riunisce professionisti, accademici, ricercatori e ricercatori anche delle istituzioni pubbliche che operano nel campo della valutazione delle politiche pubbliche. Quindi da questo punto di vista eh, si offre anche come spazio di elaborazione e di stimolo rispetto al tema della cultura della valutazione. E proprio in questo, eh, diciamo, questo tipo di indirizzo ci ha mosso a trovare l'intersezione, l'incontro con altre società scientifiche. Per poter eh, operare un'azione di stimolo nei confronti del governo proprio sulla necessità di implementare una nuova valutazione del PNRR proprio in questa nuova stagione e questa quest esperienza ci ha portato ripeto insieme a Corrado Crocetta quindi insieme alla società italiana di statistica che per prima ha aderito all'iniziativa all ma insieme anche la società italiana di antropologia applicata l'associazione italiana di Sociologia, la eh, Società Italiana di Sociologia Economica e la Società Italiana di Scienza Politica, insieme a eh, trasmettere alla presidenza del Consiglio una lettera aperta attraverso la quale chiedevamo, eh, proprio in, in questa fase di riprogrammazione dopo la pandemia, di eh, implementare un grande piano nazionale di valutazione di questi fondi per due motivi. Eh, il primo, se volete, è tattico. Ovvero, eh, le regole con cui questi fondi sono consegnati all'Italia dall'Unione Europea prevedono per la prima volta un meccanismo di rimborso dei costi sostenuti sulla base dei risultati raggiunti, quindi non sulla base della spesa sostenuta. Questo meccanismo è un dispositivo che cambia radicalmente il, eh, il modello anche di governance di questi fondi e ci impone di osservare attentamente cosa stiamo producendo, cosa stiamo realizzando, cosa stiamo raggiungendo e anche soprattutto come lo stiamo facendo, dove questo raggiungimento eh, funziona, dove non funziona, quali siano i, i, mo i motivi e le cause che fanno funzionare l'implementazione delle policy e quali invece li ostacolano. Allora questo motivo ci spinge a doverci attrezzare per questo. Ovviamente c'è un secondo motivo che queste politiche hanno bisogno di essere comprese per poter produrre effetti di lungo periodo, hanno bisogno di generare apprendimenti. Allora, in questa linea la, diciamo, le società hanno trovato la convergenza per poter appunto presentare un testo nel quale chiedevamo questo grande piano, chiedevamo eh, di, mh, diciamo, un piano che tenesse conto della valutazione a tutto tondo, in tutti i suoi aspetti. Una valutazione che fosse in grado di osservare i processi di implementazione mentre che questi si realizzano, eh, così come gli esiti nella misura in cui questi si producono, gli esiti diretti e quelli indiretti, eh, gli effetti attesi e anche quelli inattesi. Una valutazione che fosse attenta al tema dell'equità e, e quindi anche diciamo dei valori attraverso i quali la valutazione riesce a sostenere le policy. Una valutazione che Tenesse insieme e valorizzasse gli istituti e le istituzioni che in Italia già si occupano di valutazione senza necessità di costruire organismi nuovi. Abbiamo ormai nel, nelle ultime decadi una infrastrutturazione valutativa importante nel nostro paese che potrebbe essere ottimamente allineata alle missioni del PNRR e soprattutto poi, alla fine, dedicare. Questo chiedevamo anche, delle risorse adeguate alla valutazione, in modo che questa non sia un'attività o volontaristica o puramente accessoria o ancillare, ma strategica rispetto a questi indirizzi, e così come predisporre degli spazi di comunicazione e disseminazione adeguata, perché l'apprendimento dei risultati della valutazione, come diceva prima Corrado, eh, sostiene la democrazia, diciamo, è un elemento vitale dell'apprendimento non solo delle istituzioni, ma tutta la vita civile. Grazie, grazie Gabriele. Quindi in questo giro di tavolo io inviterei ora a parlare di un tema estremamente importante il professor Francesco Maria Chelli che da febbraio 2021 è direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat e quindi dopo tanti anni in cui lo abbiamo avuto come collega professore ordinario di statistica economica nonché direttore del dipartimento che oggi ci ospita ma è stato anche per tanti anni eh, presidente, oggi è presidente onorario della SIEZ e ha coordinato tanti progetti di ricerca ma oggi lo vediamo in questa veste scusatemi, lo conosco da tanti anni per me è una veste abbastanza fresca questa della la sua nuova nomina all'ISTAT visto che è febbraio 2021 e, e Francesco nella tua esperienza in questo campo io penso che sia importante per la valutazione poter Disporre di dati di qualità, di dati affidabili, di dati che vengano, eh, diciamo, resi disponibili in maniera tempestiva, perché qui noi nella nostra lettera parliamo di valutazione ex ante, ma addirittura valutazioni in itinere, oltre che ex post. Quindi è importante che i dati su cui questi, queste valutazioni vengano fatti siano dati, diciamo, che devono avere delle caratteristiche. In questo listat si contraddistingue perché ha una produzione di statistiche di qualità, ma ovviamente anche gli altri soggetti devono poi dare un, un contributo. Prego Francesco. Allora, innanzitutto ringrazio il eh, professor Corrado Crocetta, presidente della SIS perché mi ha riportato ad Ancona il mio dipartimento. Che, come lui ha giustamente detto, ho lasciato qualche mese fa. Seconda, seconda cosa che vorrei dire è che dopo una presentazione così corrato posso solo peggiorare. Quindi io adesso dovrei non parlare per niente e fare meglio una migliore figura. Allora, bene. Allora, innanzitutto, va bene, ringrazio naturalmente la Società Italiana di Statistica, il suo presidente, ringrazio Cristina per, per questa disponibilità che ha dato a ospitarci nella nostra Università Politecnica delle Marche e nel nostro Dipartimento e ringrazio anche i relatori eh, Gabriele, Marco, che, mh, che, con cui è stata organizzata questa tavola rotonda, e Roberta, che eh, appunto la ritrovo in questa nuova veste, mi fa molto piacere questa novità. Bene, eh, dati eh, di qualità, tempestivi e con il sufficiente livello di granularità c'era un proverbio mi ricordo mia nonna diceva sempre presto è bene, tardi avviene cioè nel senso che quando metti due cose così delle qualità così importanti insieme poi non si realizza nulla e io mh, quello che mh, diciamo vorrei, vorrei sottolineare è il processo che sta attraversando l'ISTAT per la produzione appunto di dati di qualità tempestivi, granulari e con ridotto burden sui cittadini è un processo lento lungo, lento nel senso mh, per, perché di, di grandissima, di grandissimo impegno, non che non ci si metta eh, tutta, la, tutta la, diciamo, la, 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 la volontà di farlo in tempi brevi, ma non è possibile farlo in tempi brevi, che ha fatto passare l'Istat da una produzione di statistiche legata a delle indagini che potevano essere censuarie, campionarie, la grandissima parte di loro era ovviamente, erano eh, indagini campionarie, fino a a, a Arrivare a una frontiera che è quella dell'utilizzo dei dati: una volta si diceva tanti, mi i famosi dati amministrativi, ecco la possibilità di utilizzare i dati amministrativi a fini statistici. Questo è il tema: il tema la possibilità di utilizzare i dati amministrativi a fini statistici è stata la costruzione del sistema integrato dei registri. Il sistema di integrato dei registri è oggi una realtà, nella lista sono centinaia. I registri integrati dall'istat e, e questi registri abbracciano un po dal registro nazionale della pubblica amministrazione che non è altro che la, la diciamo l'insieme di tutti i dati delle anagrafi se vogliamo metterla così e fino al registro dei luoghi che ci dà eh, tutti gli indirizzi degli de, 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 de immobili fino insomma, eh, i registri sono tantissimi e poi dopo nella seconda nel secondo giro della, di questa tavola rotonda vi farò un paio di esempi, così per capire bene. Però i registri perché ci permettono eh, di avere dati di qualità e dati eh, tempestivi? Eh, ci permettono di avere dati di qualità perché i registri non vengono presi così come sono. Cioè c'è stato un processo veramente di approfondimento metodologico, informatico, statistico eh, sui registri per poterli trasformare da dati amministrativi appunto in dati possano avere finalità statistiche un processo che non è eh, indolore è un processo veramente di, di grandissima eh, in cui i contributi metodologici sono stati di, di altissimo livello perché eh, noi sappiamo l'ISTA per esempio deve in qualche modo misurare il numero degli individui quella che si chiama la popolazione legale no? se ci si potesse fidare l'anagrafe comunale non servirebbe stimare la popolazione legale quindi si capisce chiaramente che i registri amministrativi sono registri amministrativi che vanno in qualche modo eh, metodologicamente corretti, diciamo così. Ma la cosa interessante è l'integrazione tra questi registri che permette di unire informazioni di un tipo con informazioni di un altro, aumentando in modo eh, impressionante la potenza di fuoco diciamo, del, del patrimonio informativo. Perché eh, l'integrazione è qualcosa di, di veramente straordinario. Per questo non ve lo devo neanche dire, sono stati messi in Campo dei mezzi da un punto di vista informatico di notevole entità, cioè gli investimenti dell'Istat sull'informatica sono stati investimenti molto 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 forti in questi anni perché c'è bisogno di avere mh, una, una base informatica molto potente per arrivare a questo tipo di risultato. Poi eh, la granularità. La granularità è chiaro che quando parliamo di un registro dei luoghi, vuol dire ad esempio che siamo in grado di collocare. Un determinato punto con determinata una latitudine e longitudine esattamente sapendo esattamente che cosa c'è in quella latitudine e longitudine, e quindi questo vuol dire che io sono in grado di riportare le informazioni che ho da altri registri, riportarle al territorio e, e, e fare quindi analisi. Anche no, questo è un esempio, ma ovviamente analisi che sono molto molto granulari. Oh, e ci tenevo a dirlo: questo eh, però non è che un primo passo in un progetto più ambizioso perché. E finisco rapidamente, perché il secondo passo è integrare, e già lo stiamo ovviamente facendo, poi farò un esempio: le indagini con i registri. Indagini e registri si possono mettere insieme. E il passo successivo è quello di eh, integrare le indagini, registri e le, quelle che noi chiamiamo e che si chiamano, diciamo normalmente le trusted smart statistics, che sono i dati che vengono prodotti, big data, che vengono prodotti. E da, e da organismi, da, 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 da aziende, da tutti, dai cittadini stessi che producono questi dati. Immaginiamo gli spostamenti che vengono in qualche modo registrati grazie al, alla localizzazione dei nostri telefoni cellulari e quelli sono dati prodotti dai cittadini e, e che però possono essere utilissimi. E questo non aumentando, quindi, tutto questo patrimonio informativo a supporto della valutazione, no? come diceva. Appunto, eh, Gabriele, il tema della valutazione è un tema importantissimo, ma ovviamente la valutazione de si deve basare su dati affidabili, perché altrimenti la valutazione non ha, non ha grandi possibilità, ma tutto questo diciamo non, non facendo crescere il burden, il fastidio, il disturbo, chiamiamolo così, a carico dei cittadini o delle aziende, delle imprese che devono rispondere, che devono, le istituzioni che devono rispondere ai questionari dell'Istat, e cioè, dopo vi racconto un aneddoto nella seconda parte. Mi fermerei qui perché ho sforato già. Grazie. Grazie Francesco. Sì, anche la, la riduzione della molestia statistica è sicuramente un obiettivo importante da tenere in considerazione. Eh, so, sono a presentare il terzo partecipante a questa tavola rotonda, che è il eh, professor Marco Frei, che devo dire eh, mh, mi fa particolarmente piacere avere oggi a questo tavolo perché... La sua presenza qui è anche una, la testimonianza di una fortissima collaborazione che si è instaurata dall'inizio del mio mandato, fra le, ma che ovviamente era già presente, fra le società scientifiche dell'area 13, in quanto lui è membro della IDEA e devo dire che con l'IDEA abbiamo realizzato anche diverse iniziative in questo periodo, ma Marco Frey ha un, non ha bisogno di presentazioni, perché è professore ordinario, di economia e gestione delle imprese presso il Sant'Anna di Pisa ma ha una grandissima visibilità perché da molti anni si occupa del tema della sostenibilità infatti è eh, direttore del centro SUM della, cioè centro di ricerca sulla sostenibilità della scuola Sant'Anna di Pisa ma è anche direttore dell'IEF uh, cioè l'Istituto di economia e politica dell'energia e dell'ambiente ma anche un ruolo importante in quanto eh, presidente della fondazione Global Compact Italia, che è l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa appunto anche di sostenibilità e anche dell'organizzazione di cittadinanza attiva. Mi fermo qui, l'elenco delle, delle cariche e degli impegni che ha Marco è molto più lungo, ma diciamo ho selezionato alcune delle cose che ritenevo essere più importanti rispetto agli obiettivi di questa tavola rotonda e quindi alla luce anche della sua grande esperienza io vorrei che lui ci parlasse un po' dell'importanza di questa valutazione eh, delle politiche fatta in termini sia di valutazione di processo ma una valutazione che deve essere volta anche a misurare quelli che sono gli effetti sia diretti ma anche indiretti delle varie iniziative per cui eh, Marco a te eh, la parola grazie Grazie mille. È ovvio che eh, gli aspetti inerenti uh, alle informazioni per valutare, quindi quello di cui stiamo discutendo adesso, in tutte le fasi del processo di valutazione, quindi sia nella logica ex ante, quella in cui si devono individuare le azioni da mettere in campo, le politiche eh, che sono utili rispetto a, alle esigenze del contesto, sia nel durante per capire come correggere eventuali elementi che non stanno proseguendo nella prospettiva delineata e quindi negli obiettivi definiti dai policy maker, sia ex post per entrare nel merito poi della valutazione degli esiti e conseguentemente di quanto certe scelte in termini di policy siano replicabili, estendibili, prolungabili nel tempo. Sono elementi assolutamente cruciali. Noi eh, giustamente riportiamo questi ragionamenti che si fanno da moltissimo tempo ad alcune delle eh, priorità che oggi abbiamo. Sappiamo bene che stiamo vivendo un momento molto significativo dal punto di vista della necessità, non solo di correggere, ma anche di trasformare radicalmente eh, quelle che sono le dinamiche delle politiche pubbliche eh, in interazione con gli attori. Cioè, eh, la sfida oggi è quella di usare la leva di quello che noi conosciamo come Green Deal, come Next Generation Europe, eh, nel quadro poi di una eh, prospettiva più generale che è tracciata a livello delle Nazioni Unite con l'Agenda 2030, eh, con quelle che poi sono le azioni dei singoli stati, il PMRR nel nostro caso, ma anche la possibilità di un engagement significativo degli attori. Eh, privati. Sappiamo che queste importantissime risorse, ben superiori a quelle che avevamo avuto nel dopoguerra per la ripartenza, devono assolutamente sposarsi con le risorse che vengono messe in campo da parte degli attori privati. Quindi eh, se volessimo usare lo scenario definito dal Green Deal quindi il tema della, della sostenibilità, eh, c'è per esempio un'attivazione molto significativa recente negli ultimi due anni da parte della finanza. Eh, che considera eh, la capacità di definire politiche eh, da parte dell'azienda, in questo caso eh, roadmap verso processi come quello della decarbonizzazione, eh, con strumenti che coinvolgono direttamente anche i risparmiatori sul mercato eh, come una modalità eh, molto significativa, anche perché le risposte che il mercato stesso dà. Quindi questo unire le politiche pubbliche che tracciano la rotta con quelle che poi sono le possibilità messe in campo dalle risorse, anche private, ingaggiando i cittadini consumatori, è la grande sfida che noi oggi stiamo vivendo. A cosa serve misurare eh, e valutare in questo scenario? Evidentemente eh, il legislatore europeo l'ha messo in evidenza in modo molto chiaro, per esempio dicendo che tutti gli interventi di policy... Eh, devono tenere in considerazione, quindi entriamo nel merito del ragionamento sugli impatti, eh, il non avere effetti significativi sugli, sulla dimensione ambientale. Do not see significant harm, è la formula. No? Questo eh, comporta il fatto che bisogna usare tutta una serie di strumenti per una valutazione che è anche exante, evidentemente, eh, per minimizzare quelle che sono le conseguenze eh, da questo punto di vista. Questa prospettiva nelle politiche che ovviamente eh, dà un peso maggiore a determinati elementi di attenzione, si deve poi sposare con quello che dicevamo eh, precedentemente. Quali sono gli ambiti, gli strumenti con cui ci si muove in questa direzione? Molto interessante, per esempio, dal punto di vista della sostenibilità è il percorso che la Commissione europea sta facendo con la tassonomia europea con quello che è, eh, sono anche le indicazioni per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese stesse. Ecco, questi sono corollari al ragionamento eh, che le politiche però devono tracciare. Cioè bisogna lasciare alle istituzioni e alle politiche il ruolo primario eh, di eh, indirizzo rispetto a quelle che poi sono le azioni che possono entrare in gioco da parte delle altre tipologie di attori. Questo secondo me è un elemento molto importante che mette in gioco anche poi meccanismi di engagement e di coinvolgimento all'interno delle stesse politiche di quelli che sono poi eh, i soggetti destinatari, in ultima istanza eh, la collettività. Sì, grazie Marco, condivido in pieno quello che tu stai dicendo. Tra l'altro, a questi temi noi dedicheremo un evento specifico all'interno del Festival della Statistica, per cui questa discussione avremo modo anche in quell'occasione di andarla ad approfondire, ma eh, da quello che tu dici traspare chiaramente che l'approccio della valutazione delle politiche pubbliche non può che essere basato sull'analisi della complessità e a questo, su questo punto vorrei una riflessione di Gabriele Tomei. Sì, Complessità in cinque minuti è un, un problema complesso in se stesso. Eh, diciamo, però, questo è un tema che ci siamo posti anche nella redazione della lettera, no? Eh, perché mh, le politiche pubbliche in generale, ma in particolare questa nuova stagione di politiche pubbliche, che, appunto, come diceva Marco Frey, hanno un impatto anche economico eh, assolutamente inedito per il nostro Paese sono di per sé politiche che intanto si muovono su livelli diversi di complessità, contemporaneamente si muovono e intercettano il livello sovranazionale, il livello nazionale, il livello regionale, pensiamo anche alle implicazioni che hanno dal punto di vista della governance. Eh, a ciascuno di questi livelli intercettano e mobilitano poi attori e platee diverse, non soltanto come beneficiari, ma anche come soggetti attuatori, istituzioni ministeriali, con, ciascuna con le proprie... Regole di ingaggio con le proprie priorità, con i propri meccanismi di attuazione, con le proprie regole di implementazione e di rendicontazione. E poi tutto questo si sposa e si incontra con contesti, contesti territoriali, contesti culturali, eh, che ovviamente costituiscono lo scenario che in parte modifica anche l'effetto delle politiche. Per cui che significa complessità di fronte alla sfida delle politiche pubbliche significa che non possiamo più intendere queste politiche come dei pistoni univoci che funzionano nello stesso modo in ogni contesto in ogni momento. Allora rispetto a questo la valutazione deve compiere lo sforzo di seguire questa, diciamo, questo caleidoscopio di configurazioni delle politiche pubbliche, eh, ovviamente basandosi su evidenze e su osservazioni in, che siano le più precise e le più documentate. Però da questo punto di vista abbiamo come linea guida l'indicazione dell'OCD, no? del, del DAC, che quando ha codificato il tema dell'impatto, il criterio dell'impatto, ne ha proprio parlato in termini di efficacia delle politiche, efficacia degli interventi eh, dal punto di vista delle, dei risultati attesi ma anche di quelli inattesi, eh, delle, degli effetti previsti e di quelli non previsti, di quelli positivi e quelli negativi. Questo vuol dire che la valutazione di impatto deve complementare una serie di eh, strategie osservative e di riflessioni che siano in grado di cogliere non soltanto Sebbene questo sia l'elemento probabilmente più stringente dal punto di vista anche dell'analisi dell del dato, la capacità della politica di essere legata, di avere una eh, diretta correlazione eh, con il risultato ottenuto. Quindi l'attribuzione del risultato alla politica è diciamo il cuore di questa osservazione, ma non, non è soltanto questo. La valutazione deve anche assumersi la responsabilità di capire cosa c'è di cosa è stato prodotto dalla spinta trasformativa della politica oltre quel risultato quali sono i meccanismi che si sono implementati perché in quel contesto ha funzionato a favore di chi ha funzionato diceva Marco Frey con quale costo ambientale o con quale costo sociale ecco queste sono le dimensioni osservative che una valutazione che assuma responsabilmente la complessità deve sviluppare e di cui si deve far carico da questo punto di vista la, la progressiva e fortunata, diciamo, sempre maggiore complementarietà anche fra sguardi disciplinari, credo che costituisca davvero una frontiera importante, così come l'investimento tecnologico eh, che Istat giustamente sta facendo no? per complementare varie fonti dati e per farle passare insieme, ecco, io credo che abbia bisogno di un parallelo investimento culturale nell'incrocio fra discipline perché eh, solamente questo riesce a in qualche modo eh, seguire e esplorare questo campo effervescente che chiamiamo complessità ma che eh, di fatto è quel, quel processo attraverso il quale le politiche non sono più riconducibili a, diciamo a quella eh, diciamo tanica di benzina di risorse che immettiamo in un pistone e da cui ci aspettiamo il risultato finale. Sì, mi piace molto questo tuo riferimento appunto alla meccanica, ma qui stiamo parlando appunto di complessità e stiamo parlando di dover mettere insieme saperi molto diversi. Tu prima facevi riferimento all'analisi del rischio, che è una cosa che sta nel DNA di noi statistici, ma sostanzialmente per tentare di fare una sintesi, che eh, tu sei riuscito in meno di cinque minuti appunto a, a parlare di un fenomeno così complesso eh, io penso che quando si faccia la valutazione si debba parlare di vestiti fatti su misura come OIV a me spesso capita di dover creare dei, dei sistemi di misurazione e la prima cosa che io mi assicuro è quello di creare dei vestiti su misura perché l'idea di avere un qualcosa di preordinato che possa andare bene per qualsiasi organizzazione non funziona, ogni organizzazione ha la sua struttura e tu ti devi adeguare e devi trovare gli strumenti più idonei per poterlo fare. E da questo punto di vista Francesco eh, Maria Kelly ci raccontava degli sforzi che l'Istat sta facendo per quanto riguarda sia l'innovazione tecnologica, ma anche degli sforzi organizzativi importanti perché l'Istat è il più grande produttore dei dati e questi dati sono fondamentali per la valutazione dei dati in italiano ma poi fornisce anche dati a livello internazionale e questi dati sono importantissimi per poter fare una valutazione sia ex ante ed ex post quindi queste attività con hanno bisogno di essere continuamente eh, diciamo, alimentate con un flusso di dati importanti e penso che Innovazione che stanno portando avanti in Istat ormai da qualche anno, quella ovvero dell'utilizzo dei registri, sia sicuramente una risposta al dover commisurare. Qui, Francesco, ti sto rubando, forse, eh, delle cose che tu, come Istat, forse puoi dire con molta più eh, parsimonia, ma eh, il costo anche di questa rilevazione, per cui diciamo questo passaggio e questa innovazione io penso che risponda anche all'esigenza di economicità che eh, il Paese ha, ha ben chiara, perché ovviamente tutta questa rilevazione, dati di qualità, tempestivi e quant'altro hanno anche un, un, un costo importante e in questo l'innovazione tecnologica penso che sta dando un grandissimo contributo. Prego Francesco. Grazie, grazie sia eh, a Marco perché ha fatto una, una, una spiegazione molto chiara dell'utilità della valutazione nei suoi tre momenti fondamentali e, e, e anche a, a, a Gabriele perché ha posto il problema culturale che secondo me è un problema fondamentale. Cioè eh, noi tra i nostri scopi, non so se Roberta prima l'aveva detto, forse sì, non ci ho fatto caso ma tra i nostri scopi e anche istituzionali è anche quello di diffondere la cultura statistica. La cultura statistica, sì l'avevi detto, immaginavo, la cultura statistica è la cultura del dato, cioè l'importanza di, eh, di utilizzare dati di qualità per valutazione di qualità. Io volevo farvi eh, proprio in, a proprio volo d'uccello, come si dice molto rapidamente, un piccolo esempio che poi voi se avete voglia e, e tempo potete andare nei prossimi giorni a leggere in un futuro comunicato non vi anticipo nessun dato naturalmente ma soltanto il metodo il metodo che è alla base di quello che faremo. E dobbiamo rispondere a una domanda una domanda è una domanda che sembra apparentemente semplice eh, le misure straordinarie implementate nel 2020, reddito d'emergenza bonus per i lavoratori autonomi, bonus colf insieme con quelle estese ma già esistenti come il reddito di cittadinanza e la cassa di integrazione dei guadagni, come hanno contribuito a ridurre la disuguaglianza? Una domanda semplice, però è una domanda che ci dice come, come valuto l'impatto di questi milioni di euro che sono usciti e così via. Ecco, allora, eh, posto che si utilizza ovviamente un indicatore, e quello più famoso è l'indice di Gini, vabbè, che lo conoscono tutti, per la misura di disuguaglianza, ma posto che quello è il target. Se diminuisce l'indice di Gini, vuol dire che è accaduta una cosa, se l'indice di Gini aumenta vuol dire che ne è accaduta un'altra. Benissimo, Ci abbiamo il target. Ma come facciamo? Eh, allora dobbiamo prendere un'indagine che è quella delle forze lavoro, EU-SILC, IT-SILC in questo caso, l'indagine italiana delle forze lavoro, la dobbiamo in, incrociare con dei registri, per esempio quella della dichiarazione dei redditi, eccetera, eccetera, dobbiamo incrociare queste, queste informazioni dobbiamo andare a inserire all'interno di questi, profili, di questi link, profili linkati che noi siamo riusciti a linkare, dobbiamo andare a inserire le misure e andare a vedere eh, con, una, con, una, eh, con un confronto che cosa ha comportato l'inserimento di queste misure a livello nazionale e lo possiamo fare perché il campione è un campione che ci dà risultati a livello che sono rappresentativi a livello nazionale, andiamo a vedere qual è stato l'impatto sull'indice di Gini in tutto noi che cosa forniremo a parte un bellissimo scusate chiudo un attimo la posta a parte un bellissimo eh, comunicato molto bello eccetera ma in tutto noi eh, comunicheremo un numero cioè lo capite allora se dietro non c'è la cultura per capire che il numero che era x è diventato y è una cosa importantissima e la gente dice, ammazza, questi spendono milioni e milioni di euro per dirci che è 37 invece di 38, 58 invece di 47. Cioè, eh, il problema quindi è esattamente quello. Ci vuole, bisogna cominciare a diffondere sempre di più questa cultura della valutazione. Si possono fare eh, ragionamenti se si hanno i dati per farli, altrimenti i ragionamenti sono un po' campati per aria. Sono stato un po' lungo, scusate. Eh, il tema è sicuramente molto importante e, e, e Francesco richiederebbe anche questo un grandissimo approfondimento, perché in realtà come emerge anche dalla risposta che abbiamo ricevuto alla nostra lettera aperta eh, sul tema appunto della valutazione d'impatto da parte della Presidenza del Consiglio, eh, il, la Presidenza ci ha detto che nel eh, piano nazionale, eh, nel PNRR, eh, si, si stanno... Facendo grossi investimenti sono previste le assunzioni di ben 500 unità di personale, ci sono organi di coordinamento che devono in qualche modo assicurare che il MEF possa monitorare e valutare tutti i processi. Ora, chiederei a Marco, che è appunto un esperto di valutazione di questa complessità di questi processi, se ritiene che questa attività di coordinamento. Possa avere qualche successo, alla luce anche del fatto che la nostra macchina organizzativa ormai è una macchina molto molto complicata e io penso per esempio ogni volta che ci siamo cimentati anche su, su semplici ricostruzioni di un ponte, noi festeggiamo quando un ponte, un'opera ingegneristica complessa, viene realizzata in due anni, ma in altre città realizzano dei mega grattacieli in tempi molto molto più rapidi. Cosa ne pensi Marco? Riuscirà l'Italia a vincere questa sfida della complessità e attraverso il coordinamento riuscire a veramente a realizzare un coordinamento fra funzioni così complesse? Ma, eh, allora, il tema ahimè è cruciale e eh, per quanto si possa essere iscritti nella categoria degli ottimisti eh, in questa prospettiva un po' di sano realismo è indispensabile. Allora io credo che in linea esattamente con quello che hanno detto Gabriele e Francesco, eh, noi ci troviamo eh, di fronte a una sfida olistica eh, in cui è necessario riuscire a tenere insieme strategicamente tutti i diversi eh, elementi in un percorso eh, in cui la valutazione in itinere deve diventare importante. Eh, per eh, non solo correggere la rotta, ma anche per capire se effettivamente la rotta si sta rispettando eh, nei contenuti, negli obiettivi e nei tempi. Perché il tema del tempo sul PNRR sappiamo che è cruciale. Noi abbiamo uno scenario temporale meno che quinquennale, dentro il quale non siamo mai stati capaci fino ad oggi di riuscire a muoverci. Eh, e quindi in questa prospettiva il coordinamento, come giustamente tu sottolineavi... È una questione assolutamente cruciale. Noi abbiamo bisogno di una direzione d'orchestra di un processo eh, molto complesso che non è nelle corde del nostro sistema politico-amministrativo. Nel senso che eh, la presidenza del Consiglio ovviamente è il luogo giusto per gestire la direzione in questa in quest ottica. Eh, I diversi ministeri chiave chiamati in causa devono essere capaci di agire in sintonia rispetto a questo percorso e ahimè il PNRR non è il migliore dei eh, documenti di pianificazione possibile, lo sappiamo, siamo stati molto contenti di un'approvazione rapida da parte della Commissione europea, però sappiamo che è un documento che eh, non eh, tiene insieme strategicamente tutte le diverse azioni, progettualità che sono state cucite dentro un contenitore, alcune delle quali progetti esistenti rivalorizzati, altri effettivamente temi chiave nuovi, però a questo punto la valutazione per come ne stiamo discutendo in questa tavola rotonda diventa uno strumento che tiene insieme, amicabilmente dovrebbe tenere insieme un percorso virtuoso di collegamento anche strada facendo delle, delle politiche in questo, in questo campo. E quindi, a maggior ragione, quello che dicevamo, eh, anche ai fili del coordinamento, eh, deve consentire di avere quelle informazioni disponibili, quei numeri di cui parlava Francesco, eh, che siano eh, facilmente utilizzabili per dare il senso del procedere eh, delle attività, e ritorniamo al tema del processo di valutazione, e al tempo stesso eh, consentire eh, di correggere, aggregare i diversi attori laddove... E I nodi diventano particolarmente significativi con il fine ultimo, che è quello che dicevi tu, cioè di stare nei tempi, perché questo sarà fondamentale. Io credo che questa sia l'ultima eh, occasione per il nostro paese per agganciare eh, un nuovo modello di sviluppo. Che all'egida della sostenibilità sia capace di tenere conto di quegli aspetti cruciali che Francesco metteva in evidenza relativi anche alla riduzione delle desuguaglianze. Cioè, noi stiamo parlando di un modello che sia. Sostenibile e quindi equilibrato al proprio interno, e in questo equilibrio l'aspetto sociale è fondamentale. Anche perché questa è la sfida che noi eh, viviamo in parte, contribuiamo eh, a gestire in questi anni, ma eh, lo scopo vero sono le nuove generazioni. E come dicono alcuni sociologi, questi 4-5 anni saranno particolarissimi e non più ripetibili. Per cui. Eh, Ciò cioè le occasioni che noi perderemo oggi eh, resteranno conseguenze di lungo periodo eh, nell'eredità che noi sapremo lasciare, di questo l'Europa è assolutamente consapevole. Io credo che anche il nostro governo oggi ne sia consapevole, bisogna rendere coerente quella che è la consapevolezza con quelle che poi sono le azioni conseguenti. Marco, condivido in pieno le tue preoccupazioni, ma io sono convinto che questo Paese. Ha delle grandi energie e tant'è vero che il tema del Festival della Statistica, che eh, l'abbiamo dedicato al tema delle rigenerazioni. Io condivido con te l'auspicio che questo momento sia un momento di rigenerazione. Sappiamo bene che da un momento di crisi si trova spesso la forza per venire fuori. Diciamo che l'Italia in questi anni non ha brillato da questo punto di vista, siamo stati spesso. Fanalino di coda dell'Europa, però, come dimostra anche la campagna vaccinale, quando tutti remano nella stessa direzione, questo Paese è in grado di fare delle cose incredibili. Eh, io sono abituato a pianificare, a guardare, a misurare, ad analizzare, in questo caso ci affidiamo soltanto a un discorso di speranza di cambiamento, ma siccome stiamo giocando, sul futuro dei nostri figli, sul futuro dei nostri studenti, io sono convinto che il livello di coesione sociale di questo paese sia molto alto e che alla fine tutti quanti riusciremo a muoverci nella stessa direzione e in questo ognuno di noi, a partire dalle società scientifiche che noi rappresentiamo, eh, posso testimoniarti. Per, proprio per misura per esperienza diretta sta già dando il massimo devo dire tutti quanti sentiamo che è un momento di crisi e in questo momento di crisi tutti si rimboccano le maniche, si smette di piangere di lamentarsi e io spero che questo sia un momento di grande ripartenza e di grande ricrescita nel salutare tutti quanti e nel ringraziarvi per aver partecipato a questa tavola rotonda vi saluto con un arrivederci al Festival della Statistica che inizierà a Treviso il 17 di settembre grazie a tutti